Gesù aveva risvegliato i discepoli addormentati nell'orto degli ulivi, annunciando che il consegnatore ormai era vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni. Arrivano i soldati mandati dai capi dei sacerdoti e dalle autorità civili del popolo, con il compito di arrestare in segreto Gesù. Matteo evidenzia il ruolo di Giuda come responsabile di questa cattura nascosta. L'interiezione "ecco" che lo annuncia e lo presenta sottolinea il suo ruolo importante. Anche se abitualmente viene tradotto con traditore, il testo greco adopera sempre il verbo consegnare e quindi dovremmo chiamare Giuda il consegnatore, colui che si è preso la responsabilità di mettere Gesù nelle mani dei peccatori, dei suoi avversari. Aveva dato anche un segno a questi soldati perché il compito di Giuda fu quello di permettere l'arresto segreto di Gesù, quando non c'erano presenti le folle. Il segno che il consegnatore dà ai soldati è quello dell'amicizia. È normale che un discepolo, avvicinandosi al maestro, lo saluti dandogli un bacio. Al buio della notte i soldati non sarebbero stati in grado di riconoscere quale era Gesù in mezzo agli altri presenti nel Getsemani. E quindi il ruolo di Giuda serve per identificare il maestro. E subito, avvicinandosi a Gesù, lo salutò. "Salve, Rabbì!" Viene adoperata ancora la parola ebraica "Rabbì", forse per sottolineare la mentalità di Giuda, che considera Gesù un maestro ma non crede nella sua messianicità e nella sua divinità. Quel saluto, che è tradotto con "salve" in greco, è "kaire", ed è proprio lo stesso saluto che in Luca è rivolto dall'angelo Gabriele alla Vergine Maria e che noi traduciamo con "ave". "Rallegrati" è la traduzione letterale di un saluto comune nella lingua greca. Il gesto amichevole del bacio, accompagnato da un saluto fraterno e cordiale, nasconde una intenzione cattiva. Gesù conosce in profondità il cuore del discepolo, riconosce la sua intenzione maligna e gli dice: "Amico, per questo sei qui." Il termine "amico" non è in greco "philos", ma un altro vocabolo, "etaire", che ricorre solo tre volte nel Nuovo Testamento e solo in Matteo. Oltre a questa ricorrenza, è messo in bocca a due personaggi di parabole. È il padrone della vigna che si rivolge all'operaio che brontola, dicendogli: "Amico, io non ti faccio torto, prendi il tuo e vattene." Ed è la stessa cosa che dice il re che entra nella sala del banchetto a colui che non ha l'abito nuziale: "Amico, come hai osato entrare qui senza l'abito nuziale?" Comprendiamo bene che non è un termine di affetto,
che esprima effettivamente amicizia. È un termine che indica piuttosto il collega, il socio, ed è usato con un certo atteggiamento distaccato e di rimprovero. Ehi tu, amico, non fare il furbo, non credere che io non ti abbia capito. So benissimo il motivo per cui sei qui. Fingi di essermi amico e mi baci con atteggiamento di affetto, ma io conosco il cuore e so che sei qui proprio per consegnarmi. Si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù, lo arrestarono. Uno di quelli che era con Gesù tirò fuori la spada e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. A questo punto l'evangelista Matteo inserisce una catechesi di Gesù. Nonostante la situazione drammatica e la grande tensione degli eventi, Gesù parla come un maestro che dà ai discepoli insegnamenti fondamentali. Anzitutto, invita quel discepolo violento a rimettere la spada al suo posto e cita una specie di proverbio: tutti quelli che mettono mano alla spada moriranno di spada. Una formula analoga è presente anche nell'Apocalisse, probabilmente doveva essere un detto popolare, che viene utilizzato da Gesù per condannare l'uso della violenza. La spada riassume un po' ogni tipo di arma. Non si può combattere il male con altre armi di male. Devi lasciar proprio perdere lo strumento di violenza. Gesù ha insegnato un atteggiamento non violento, porgere l'altra guancia a chi ti percuote, lasciare il mantello a chi vuole portartelo via, fare una strada con chi ti costringe. Adesso Gesù realizza concretamente, in prima persona, quello che ha insegnato agli altri. È un autentico maestro perché mette in pratica il proprio insegnamento. La seconda catechesi riguarda le possibilità di Gesù. Credi che io non possa pregare il Padre mio per avere un aiuto straordinario? Intende dire Gesù, io potrei utilizzare mezzi straordinari. Avrei a mia disposizione facilmente 12 legioni di angeli, non 12 discepoli deboli e traditori, ma 12 legioni di esseri celesti, quindi potrei combattere in modo straordinario, potrei fulminare e sterminare tutti i nemici del mondo, ma non lo voglio. Con questa catechesi Matteo vuole evidenziare la libertà di Gesù. Egli potrebbe evitare l'arresto, ma non vuole. Non vuole fare violenza e non vuole usare metodi straordinari. Ha scelto la strada umana e vuole condividere in tutto la debolezza dell'uomo senza utilizzare nessuna forma violenta. Vuole compiere le scritture. Il riferimento è generico a tutto il progetto di Dio, in particolare ai canti del servo. È necessario che io sia consegnato nelle mani dei peccatori. Deve avvenire così. E io voglio che avvenga così. Per cui non chiedo aiuti straordinari e non voglio un intervento violento. Quindi, in quella stessa ora, Gesù si rivolge alla folla e formula la terza grande idea catechistica. Siete venuti a prendermi con spade e bastoni, come se fossi un brigante. Il termine lestes non indica tanto il ladro, quanto il brigatista, il personaggio violento, il ricercato che non si riesce a trovare perché nascosto in modo molto coperto. Gesù invece non era un latitante. Tutti i giorni
sedeva nel tempio a insegnare. Avrebbero potuto facilmente arrestarlo nel tempio, ma non volevano farlo in pubblico. Agiscono di notte come figli delle tenebre, agiscono con l'inganno, corrompendo un discepolo. In quel modo si compiono le scritture dei profeti. Gesù è consapevole di quello che sta succedendo. Liberamente vuole compiere il progetto che Dio aveva già rivelato nelle scritture dei profeti. È la consegna del servo. Dalla sua morte nasce la redenzione. I discepoli, tuttavia, non condividono il suo stile. E questa è un'autentica passione per Gesù. È un dolore spirituale. Erano pronti a combattere, dicevano a parole che sarebbero stati pronti a morire con lui. Vista la situazione difficile, tutti lo abbandonarono e fuggirono. E Gesù rimane solo, in mano ai peccatori. E i discepoli vivono un doloroso fallimento. È la nostra esperienza di discepoli che non hanno il coraggio di seguire Gesù, che vorrebbero utilizzare altri metodi e costringere Gesù a fare quello che vogliamo noi. Chiediamo al Signore, nella meditazione della sua passione, di diventare autentici discepoli che non fuggono, non lo abbandonano, ma lo seguono sulla via della croce in modo obbediente e docile. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.